Allora, io vorrei cominciare con la fantasia di un ragazzo di 16 anni che è appassionato di fisica e lui si fa ispirare proprio dalle ultime scoperte nel campo dell'elettromagnetismo e quindi immagina di trovarsi a cavallo di un raggio di luce. La luce, forse lo saprete, è un'onda elettromagnetica. E lui si domanda cosa vedrà intorno a sé. Va veloce come la luce viaggia a circa 300.000 km al secondo. Sarà in grado di vedere qualcosa? Oppure andando alla velocità degli altri raggi luminosi non riuscirà a vedere niente. Si pone quindi questa domanda, ma il punto centrale è che non è un ragazzo qualunque, perché è Einstein. Einstein racconta questa cosa nella sua autobiografia scientifica nel 1947, dicendo che proprio in quella fantasia che ebbe quando aveva 16 anni c'era già in luce quello che poi sarebbe diventata la teoria della relatività generale, una teoria che non ha sconvolto soltanto il mondo della fisica, ma anche il nostro modo di intendere noi stessi e il nostro posto all'interno dell'universo, nonché l'universo stesso, e che ha portato a una serie di scoperte straordinarie. Ve ne indico qualcuna. Questa probabilmente l'avrete vista, è la cosiddetta prima immagine di un buco nero, anche se immagine è un termine un po' improprio in questo caso, perché è l'insieme di più immagini ottenute nelle onde radio, anche quelle onde elettromagnetiche. È stata presentata al pubblico ad aprile di quest'anno, è un buco nero. Tutto quello che vedete in questa immagine si comporta esattamente come è stato previsto da Einstein nella teoria della relatività generale del 1916. Ma vi dico di più, noi portiamo la relatività letteralmente in tasca, perché all'interno dei nostri cellulari c'è il GPS che ci permette di usare il navigatore. Il GPS deve tenere presente le correzioni dovute agli effetti della relatività generale, altrimenti commetterebbe un errore sulla determinazione della nostra posizione di 15 chilometri, quindi neppure un effetto trascurabile. Questa è la mia preferita in assoluto, che è la prima rivelazione delle onde gravitazionali, previste sempre nel 1916, conseguenza della teoria della relatività generale. Le abbiamo cercate per 60 anni, speravamo di poterle mai vedere. Questo rivelatore che si chiama LIGO, in realtà sono due antenne che si trovano negli Stati Uniti, a settembre del 2015 riesce a captare una di queste elusive onde gravitazionali. La notizia poi verrà data al pubblico 6 mesi dopo, a febbraio del 2016, proprio esattamente 100 anni dopo l'articolo che presentava la teoria della relatività generale al pubblico. Però cerchiamo un attimo di contestualizzare la fantasia del giovane Einstein nella fisica del periodo. Siamo più o meno nella seconda metà dell'Ottocento, lui è James Maxwell, che è un fisico scozzese che aveva anche lui rivoluzionato la fisica del suo tempo perché aveva unificato i campi elettrici, i campi magnetici in un'unica teoria che viene espressa da 6 equazioni che portano il suo nome. Ma aveva trovato anche una cosa paradossale per i fisici del suo tempo, quella che vedete espressa da questa formula. C è la velocità della luce, appunto circa 300.000 km al secondo, poteva essere espressa come una costante, perché derivava da due costanti, quelle che vedete giù, mu0 e epsilon0, che rappresentano semplicemente il modo con cui il vuoto si comporta nei confronti del campo magnetico, il primo termine, quello più a sinistra, e del campo elettrico, quello invece più a destra. Perché era paradossale? Perché noi siamo abituati a trattare le velocità in altri termini. Immaginiamo di essere dei ladri che sono su un treno. Stanno rubando qualcosa, il treno viaggia a 50 metri al secondo, ci sono dei poliziotti che ci vogliono fermare. Uno si trova sul treno con noi, il poliziotto A, l'altro invece cerca di fermarci dalla banchina, il poliziotto B. Entrambi hanno una pistola che spara proiettili che vanno a 100 metri al secondo. Allora noi ladro vedremo il proiettile che proviene dal poliziotto A viaggiare a 100 metri al secondo, il poliziotto A è sul treno con noi. Invece il proiettile che viene sparato dal poliziotto B andrà a un'altra velocità per il ladro. Il ladro infatti si sta allontanando dal poliziotto, dalla banchina a 50 metri al secondo, bisognerà sottrarre questa velocità a quella del proiettile e quindi il ladro vedrà il proiettile andare a 50 metri al secondo. All'interno di tutto ciò, che è abbastanza intuitivo, come si inserisce il fatto che invece la velocità della luce è sempre una costante? Era una cosa, un grosso problema per i fisici dell'epoca che cercarono di risolverlo, ad esempio immaginando che le onde elettromagnetiche si propagassero all'interno di un mezzo chiamato etere, che rappresentava una specie di sistema di riferimento fisso al quale tutti gli altri dovevano riferirsi, appunto.
E il problema però era trovare delle prove dell'esistenza di questo etere. Se esisteva davvero, tutti gli oggetti dovevano muoversi rispetto a questo etere, quindi ad esempio doveva essere possibile misurare la velocità della Terra rispetto all'etere. Questa era l'idea alla base di questo esperimento fatto da due fisici statunitensi, Michelson e Morley, che usarono questo apparato che si vede in questa foto, si chiama interferometro. Piccola parentesi, lo stesso tipo di apparato verrà utilizzato poi per rivelare le onde gravitazionali, quindi corsi e ricorsi della scienza. Con questo strumento volevano misurare la velocità della Terra rispetto all'etere e non ci riuscirono. Quindi il problema dell'etere rimaneva sospeso, non si capiva com'era possibile questa cosa. In tutto questo si inserisce Einstein con una considerazione, se vogliamo, banale, ma geniale. Lui dice, ok, allora la velocità della luce è una costante. Sempre nel nostro esempio del treno, che succede? Che se immaginiamo di essere nel futuro, per cui i poliziotti hanno i phaser, come in Star Trek, quindi ci sparano dei raggi luminosi, noi vedremo entrambi i raggi, sia quello del poliziotto A che quello del poliziotto B, viaggiare sempre alla velocità della luce, anche se noi siamo sul treno che sta andando a 50 metri al secondo. Però noi sappiamo un'altra cosa, che la velocità è uguale a spazio diviso tempo. Infatti, quando andiamo in macchina, misuriamo la velocità in chilometri al secondo. Il chilometro è l'intervallo spaziale, scusate, allora. L'ora è l'intervallo temporale, spazio diviso tempo. Se la velocità c deve essere costante, non lo saranno più né lo spazio né il tempo. E questo è un salto veramente straordinario. Noi eravamo sempre abituati a immaginare soprattutto il tempo come una cornice fissa all'interno della quale le nostre vicende umane, le vicende dell'universo si dipanavano. E adesso invece non è più vero, tanto lo spazio che il tempo dipendono dalla velocità. Ritorniamo sempre nel futuro, andiamo con Star Trek, immaginiamo di avere la nostra Enterprise che viaggia a frazioni sempre maggiori della velocità della luce. V uguale 0.20 significa 20% della velocità della luce, 0.99 99% della velocità della luce. Più veloci andiamo, più per un osservatore che guarda da fuori l'Enterprise, più l'Enterprise tenderà a contrarsi. E questo è già un cambiamento filosofico di grande importanza. Ma questa è solo la teoria della relatività ristretta, che vale quindi soltanto per i cosiddetti sistemi di riferimento inerziali, cioè quelli che o sono fermi rispetto all'osservatore o si muovono in moto rettilineo uniforme, cioè nel quale la velocità è sempre la stessa, sia nel valore sia nella direzione. Per farvi un esempio, noi siamo tutti fissi su un sistema di riferimento non inerziale. La Terra gira con una velocità che in valore è costante, ma che, essendo una velocità di rotazione, la direzione cambia continuamente. Quindi Einstein estende la teoria della relatività ristretta anche ai sistemi di riferimento non inerziali e ottiene la teoria della relatività generale, che è un altro modo di intendere la forza di gravità, la legge di gravitazione universale di Newton, più corretta. In pratica quello che Einstein dice è che esiste lo spazio-tempo, che è questo impalcatura, chiamiamola così, anche se forse un po' improprio, delle tre dimensioni spaziali e di quella temporale. E questo spazio-tempo può essere deformato dalla presenza delle masse. Una cosa molto difficile da immaginare visivamente per il nostro cervello. Allora, limitiamoci a due dimensioni. Immaginiamo un telo elastico, come nella figura A. Se non ci sono masse, pesi su questo telo elastico, quello semplicemente è piatto. Se io ci metto un peso, il telo elastico si deforma, come si vede in B e più chiaramente in C, che presenta la stessa deformazione però vista di taglio. Quindi che succede? Se io su questo telo elastico vado a lanciare una biglia, questa biglia è costretta a muoversi sul telo deformato, che è curvo, e quindi comincerà a girare intorno al peso. Questa è esattamente la stessa cosa che avviene, ad esempio, tra la Terra e il Sole. Il Sole è una grande massa, deforma lo spazio-tempo è curvo, la Terra è costretta a muoversi sullo spazio-tempo e gira intorno al Sole. Questo modo di intendere la teoria della gravitazione era più corretto per descrivere una serie di anomalie che si vedevano nel moto dei pianeti del Sistema Solare, però era un cambio di prospettiva così straordinario che gli scienziati volevano anche trovare delle prove più concrete, degli effetti che venissero effettivamente predetti dalla teoria della relatività generale. E gliene venne in mente subito uno, che vi spiego con questa immagine. Allora, quello che vedete lì in alto, sulla destra, è un telescopio, in realtà è un satellite, che vuole osservare quella stellina luminosa che si trova invece sulla sinistra al centro, senza nessuna lettera. Non dovrebbe essere in grado di vederlo, perché lungo il campo di vista c'è una grossa galassia. Che succede però? La galassia è massa, è in grado di deformare lo spazio-tempo e quindi i raggi luminosi della sorgente girano
intorno alla galassia e ugualmente arrivano al satellite, che però non li vede come se venissero da dietro la galassia, ovviamente, ma come se venissero da due punti, punti A e B in cielo. Qui sotto vedete esattamente quello che dovrebbe vedere il satellite. Questo effetto si chiama effetto di lente gravitazionale, fu una delle prime predizioni della teoria della relatività. Gli scienziati si domandarono come fare effettivamente a misurare questo effetto e avevano la soluzione pronta, perché nel 1919 ci sarebbe stata un'eclissi di sole, che è quando sostanzialmente la Luna copre il disco solare di giorno. Quando c'è un'eclissi di sole, ve lo dico per esperienza diretta perché finalmente ho visto un'eclissi totale quest'anno in Cile, si vedono le stelle di giorno. Ora, che succede? Ho il sole che è una massa, la luce del sole viene coperta, vedo le stelle, dovrei essere in grado di vedere una serie di stelle intorno al disco solare che dovrebbero essere coperte dal sole, ma riesco a vedere ugualmente per effetto di lente gravitazionale. Partì quindi una spedizione per andare intorno all'Africa del Sud a vedere queste eclissi, la guidava Eddington, che era un astronomo inglese. E questa è proprio una delle immagini che vennero prodotte durante questo esperimento. E l'effetto che veniva previsto dalla relatività generale venne effettivamente osservato. Ed è interessante la reazione di Einstein. Ovviamente la teoria della relatività generale era una cosa così grande che era arrivata anche sui giornali generalisti, era su tutti quanti i giornali. Quindi intervistarono Einstein per chiedergli ma cosa farebbe se Eddington non misurasse questo effetto che lei ha previsto. E lui tranquillissimo rispose: mi spiacerebbe per lui, la teoria è comunque corretta. Qualche anno dopo, parlando di Max Planck, che quella sera, quando dovevano arrivare i risultati di questa misura, era rimasto sveglio per vedere se questo effetto veniva effettivamente osservato, disse: se avesse capito davvero la teoria della relatività, avrebbe fatto come me e sarebbe andato a letto. Noi non siamo abituati ad associare l'intuizione alla scienza, che molto spesso consideriamo qualcosa di molto quadrato, se vogliamo, in cui la creatività non gioca alcun ruolo, ma invece non è vero. E qui Einstein ci dimostra che lui credeva fortemente nella sua intuizione, ed era stata quella prima intuizione che aveva avuto a 16 anni, lentamente a portarlo poi a elaborare completamente questa teoria, che, ripeto, ha tantissime spettacolari conferme. Vi faccio vedere anche una bellissima lente gravitazionale, qui a sinistra, il pallino luminoso che si vede al centro è una galassia ellittica e l'anello è una lente gravitazionale, l'immagine deformata di una galassia spirale che si trova dietro quella ellittica. Invece qui in basso è una schermata del mio cellulare di qualche settimana fa. Io ho un'applicazione che mi avvisa ogni volta che LIGO o Virgo, che è un altro rivelatore di onde gravitazionali che si trova in Italia, a Cascina, vicino Pisa, ogni volta che questi strumenti rilevano un'onda gravitazionale a me arriva un alert, me ne arriva più o meno uno al giorno, e lo trovo veramente straordinario, perché fino a 3 anni fa noi disperavamo di riuscire a vedere le onde gravitazionali, e adesso invece una semplice applicazione mi dice: in questo momento la Terra è stata attraversata da un'onda gravitazionale e l'antenna l'hanno vista. E come vi dicevo, tutto questo in qualche modo è cominciato semplicemente dalla fantasia di un bambino di 16 anni che era appassionato di fisica. Grazie mille.